Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, oggi sono qui con un video diverso dal solito. Infatti, come potete notare, sul tavolo ci sono tutti i miei pezzi della mia action cam smontati e con l'action cam anche messa qui. Eccola qui. Allora, ragazzi, sto facendo questo video perché un paio di settimane fa un utente, Giuseppe Leporace, che saluto, mi aveva fatto appunto richiesta se potessi fare un video nel quale mostravo tutti i componenti e se facevo vedere anche come si montavano. Allora ragazzi, io quindi oggi sono qui per accontentare Giuseppe e per tutti quelli che vogliono vedere come si monta. Il primo montaggio che andiamo a vedere insieme è quello che riguarda la possibilità di immettere l'action cam sul vostro caschetto quando andate in bici. Allora, ciò che vi occorre è questo qui, questi pezzi qui, vedete? Allora, il procedimento, io ragazzi lo sto facendo in diretta insieme a voi, ho il libretto di istruzioni, quindi perdonatemi se non sarò subito perfetto e preciso, ma non ho fatto prove, sto facendo tutto in diretta. Allora, il procedimento è semplice: prendete questa base qui di plastica con questo pezzo qui e dovete inserirlo al suo interno, almeno così, vedete, in questa maniera. Ovviamente il tutto va abbastanza in maniera dura perché deve essere poi stabile quando andate in bici. Ecco qui, ok. Una volta ragazzi inserito, vi verrà fuori questo pezzo tutt'uno, vedete, in questa maniera. Una volta fatto questo, prendete il pezzo, prendete la parte, la Protege Action Cam trasparente, e dovete inserire questa parte all'interno. Ora vediamo come, ragazzi, perché ecco qua, così. Ok ragazzi, avete la base, vedete? Ovviamente la base, per fissarla dovete usare questo qui, dovete inserire questo qui all'interno qua. Non so se riesco a farvelo vedere ragazzi, ma aspettate qua, vedete qua c'è un buco, invece andate a inserire in questo buco questo, ecco qui, se ci riesco, sì, ci sono riuscito finalmente, vedete, e poi vi basterà girare. Ok ragazzi, una volta fatto avete finito, questa è la base, vedete, completa con il supporto. Ecco, il risultato finale è questo, quindi avete la base per poter portare la vostra action cam sul caschetto, perché la base qui sotto ragazzi, vedete, è adesiva, quindi quando volete poi metterla sul caschetto dovete togliere questa parte qui adesiva e attaccarla sul caschetto in maniera tale da non farla cadere. Ovviamente la parte di sotto è molto molto aderente, cioè si incolla in una maniera con una pressione molto forte, e quindi avete finito. Ok ragazzi, vi ho appena mostrato come montare l'action cam sul vostro caschetto della bici. Esiste però anche la variante per montare la vostra action cam lateralmente al caschetto della bici. Per fare ciò vi serve sempre nel Protege Action Cam tre viti, di cui due di uguale lunghezza e una leggermente più corta. Vi serve questo pezzo qui con questa specie di rotella in alto, questa specie di piccola pinzetta, vedete? Molto più piccola, è la solita base già montata col pezzo di prima. Ok ragazzi, allora una volta che avete questo, il montaggio è semplice: prendete la base della vostra action cam, vedete qui c'è questo pezzo di plastica trasparente, prendete questo pezzo qui più grosso che ha questa specie di rotella sotto, anzi ha una rotella sotto, e andate ad inserirlo così in maniera centrale, vedete, e si è bloccato in questa maniera, viene questo risultato. Prendete una vite medio lunga e andate a inserire dall'altra parte per fissare il tutto. Allora ragazzi, una volta che siete riusciti a fissare la vite, questo è il primo risultato che avrete, ok? Ora, fatto questo, prendete questo piccolo pezzo qui e lo andate a inserire dalla parte, sempre dove c'è la parte metallica appunto, andate a inserire dentro a quest'altro pezzo, in questa maniera qui. Ovviamente il tutto ora non sarà fissato perché vedete, se lo muovo cade. Prendete la vite, quella più piccola, questa qui, e andate a inserire dall'altro lato per fissare il tutto. Mentre centrate bene il buco. Ok, una volta girata la vite più piccola, il tutto si è fissato.
diventa sempre più rigido. Ovviamente, ragazzi, più stringete, più diventa rigido. Avrete questo risultato qui, vedete? Vedete questa parte qui come allunga? Ora dovete prendere questa base e dovete fare la stessa cosa. Una volta fatto, questo sarà il risultato e dovete andare a inserire. Questo sarà il risultato. Dovete andare a inserire l'ultima vite. Qui c'è la parte metallica. E voi dall'altro lato andate a inserire la vite in questa maniera da fissare il tutto. Questo è il risultato finale. Vedete? Ora vedete, si può muovere. Quindi voi cosa potete fare? Potete mettere così. Guardate, vi faccio vedere. Ok, ecco qui. Togliete l'adesivo da questa parte qui. Togliete l'adesivo e mettete la vostra. Qui c'è il caschetto e mettete la vostra action cam qui dentro. Quindi le riprese verranno laterali perché qui va il caschetto. Questa è la variante se ne volete mettere il tutto sopra il caschetto. Dopo avervi mostrato come mettere l'action cam sul caschetto della vostra bici, ora vi mostro come mettere l'action cam sul manubrio della vostra bici. L'occorrente è la solito proteggi action cam, questo pezzo qui, vedete che ha le due viti che fanno sembrare il pezzo che abbia due gambe, che vanno a fissare queste due parti rotonde. Se le trovate smontate vi basterà unirle e bloccarle con appunto le due viti, il pezzo circolare che abbiamo usato prima e poi due viti, una più corta e l'altra più lunga. Ok ragazzi, allora il montaggio è abbastanza semplice. Prendete la parte del proteggi action cam e il pezzo rotondo, sempre da dove c'è il cappuccio metallico, e lo andate a inserire qui dentro in questa maniera qui. Una volta fatto questo, assicuratevi di aver centrato bene il buco e prendete la vite più corta e andate ad inserire qui dentro in questa maniera. Una volta fissato il tutto viene questo risultato qui, come prima per la variante. Dovete prendere il pezzo con le gambe sempre dalla parte del cappuccio metallico ed andarlo ad inserire in questa maniera. Una volta fatto questo fissiamo il tutto dall'altra parte, ecco qui. Ok, una volta che avete fissato il tutto con la vite più lunga, questo è il risultato. Eccolo qua ragazzi, vedete? In questa maniera voi potete tranquillamente, poi vabbè lo aggiustate, vedete? In questa maniera viene tipo un robot. Lo faccio vedere così, magari vedete meglio. Viene tipo questo robot. E voi ovviamente questa parte qui la andate a fissare sul manubrio e potete usare la vostra action cam sul manubrio della vostra bicicletta. Vediamo ora come poter montare la nostra action cam sui pantaloni, quindi in maniera tale ad avere una ripresa mentre camminiamo. Allora, l'occorrente è questo pezzo qui, vedete questa specie di protezione però aperta, e ragazzi serve un altro pezzo che io non ho trovato, che a me manca, è una specie di pinza che viene messa all'interno poi della cinta per fissare il tutto. Io non ho quel pezzo, quindi non vi posso far vedere il montaggio completo. Vi faccio solo vedere come inserire l'action cam all'interno di questa protezione e vi mostro che, vedete, questa parte qui sporgente è la parte bassa, quindi dovete mettere qui è la parte di sotto e qui la parte di sopra. Quindi prendete la vostra action cam e la dovete inserire così, partendo dal basso verso l'alto, facendo una, vedete, girandola perché io non ci riesco, facendo una leggera pressione. Ragazzi, un attimo che sto scomodo. Ok, una volta fatta una, insomma, non proprio leggera, una media pressione, ecco il risultato che avete. Questo qui, vedete, dalla parte di dietro lo schermo è perfettamente visibile. Qui avete questi due queste due sporgenze di plastica. Le faccio vedere bene. Una e due. Non so se già così si può attaccare alla cinta oppure se, come mostrato nelle illustrazioni, serve il pezzo supplementare che io però non ho trovato. Comunque ragazzi, o col pezzo supplementare o senza, questo è il modo per poter mettere l'action cam sulla vostra cinta. Siamo giunti all'ultimo montaggio, però anche in questo caso ragazzi non posso mostrarvelo perché mi mancano due pezzi e sarebbe il montaggio per fissare l'action cam in macchina. L'unico pezzo che ho è questo qui di prima, che serve appunto per fissare l'action cam al pantalone, e qui vengono montati altri due pezzi. Ragazzi, magari vi mostrerò le immagini illustrate che ho appunto trovato nel libretto di istruzioni che mostrano come fare il montaggio
però io, non avendo due pezzi all'interno dello scatolo, non posso farvelo vedere in diretta. Ok ragazzi, con questo ho concluso il mio video tutorial sui vari montaggi per quello che ho potuto farvi vedere di questa Action Cam. Vi ricordo che in descrizione trovate il link con l'unboxing sempre della stessa Action Cam. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentate se avete qualcosa da dire. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Sempre in descrizione trovate tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo video unboxing o video tutorial. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao ragazzi!